Ringrazio Presidente Meloni. Ha facoltà di replicare il deputato Francesco Silvestri. Prego, lei la parola. Presidente Meloni, non si offenda, ma io credo che lei non abbia capito la domanda, semplicemente. E anzi, a tal proposito, le rinnovo davanti a lei la possibilità di far venire il ministro Giorgetti proprio a parlare di quel buco di bilancio che vi siete apprestati ad andare in TV a denunciare, ma nessuno qui in Parlamento ci ha reso opportuna informazione. Detto questo, al netto di tutto quanto, lei mi ha dato la sensazione di non avere minimamente contezza di cosa comporti per una famiglia fuori da questi palazzi, per una giovane coppia, per un piccolo risparmiatore, l'aumento di una rata di un mutuo di circa il 40%. E glielo dico perché lei in campagna elettorale andava giustamente per piazze a dire siamo pronti a tutelare la casa degli italiani. Poi è venuta qui senza una soluzione su un tema come questo ed è venuta anche con alle spalle un taglio di 400 milioni sui fondi che c'erano stanziati per l'aiuto sugli affitti che stavano utilizzando studenti fuori sede, persone che non ce la facevano ad arrivare all'affitto. E se questo è il vostro modo di tutelare la casa, io glielo dico. No, anche no, fermatevi, non tutelate più. E no, perché io non vorrei che per voi la realtà fosse quella che vive certa politica che conoscete bene, che ha la fortuna di acquistare case a prezzi stracciati in centro, visti i rapporti privilegiati con certi enti. Presidente, la realtà per molte persone, per la maggior parte delle persone, non è quella, è completamente un'altra. Però le voglio dare una buona notizia. Perché sostanzialmente rappresento un gruppo che porta delle soluzioni. Noi abbiamo e ce l'abbiamo qui. Colleghi, ve lo dico, la soluzione ce l'abbiamo qui, non c'è nemmeno bisogno di andarla a cercare come piace a voi nel globo terracqueo. Guardate, è qui. Concluda. Ed è una legge per istituire un fondo che aiuti i cittadini sull'aumento delle rate dei mutui con dei soldi presi direttamente dagli extra profitti bancari. Concludo dicendo che una domanda però gliela vorrei fare, perché ce l'ho qui praticamente dal primo giorno delle elezioni. Concluda, deputato. Ma perché non toccate mai gli extra profitti delle banche, delle grandi compagnie assicurative, energetiche e farmaceutiche? Perché io lo so, concludo, perché io lo so che è molto più facile prendersela sempre con i percettori del reddito di cittadinanza, con i disoccupati, con le donne che volevano tramite opzione donna andare in pensione e non ce l'hanno fatta. Però vi dico, chiudo, e lo so che le persone che noi stiamo tutelando non sono tutti presidenti di serie A a cui avete spalmato 800 milioni. La ringrazio. Grazie. Non per questo. Passiamo all'interrogazione numero 3245 presentata dai deputati Lupi e altri, che ha ad oggetto iniziative anche a livello europeo.